Benvenuti, nel primo tutorial abbiamo creato un API in Node.js usando Postgre e Prisma ORM. Nel secondo tutorial abbiamo integrato nel nostro applicativo Node.js un frontend in React e Tailwind CSS e in questo terzo tutorial andremo a prelevare le API. Li visualizzeremo dentro il nostro frontend in React. E quindi per prima cosa dobbiamo installare un paio di componenti. Il primo è Axios, quindi facciamo npm install. Aspettate, entriamo nel progetto. Npm install --save Axios. Oops. Come al solito ho sbagliato a scrivere npm install --save Axios. Fatto questo, andiamo qua nel nostro applicativo. Allora, questo qua intanto lo cancelliamo visto che non ci serve più. Perfetto. Qua creiamo un componente, lo chiamiamo table.js. Importiamo React from React, perfetto. Poi importiamo altri due elementi, use state e use effect. Vedremo poi a cosa ci servono. Poi importiamo Axios, quindi import Axios from Axios. Poi andiamo a creare la nostra funzione React, quindi facciamo const table uguale key function e poi ok, e poi facciamo un return e qua per ora andiamo a creare una tabella senza implementarla. Allora, mi scelgo un attimo JSX nel mio helper di Visual Code, in questo modo posso andare via un po' più agile nello scrivere il codice container mxauto, poi andiamo in Tailwind e ci copiamo una tabella. Qui, table layout. Ci copiamo questa tabella qui, ops, la mettiamo qui. Ok, allora poi intanto lasciamo così, dopo ovviamente qua ci metteremo dentro la lista dei piloti, ma per ora invece andiamo qua in app e la importiamo. Quindi andiamo qui, facciamo import table from table e qua dentro nel nostro container facciamo un bel table. Andiamo qui nel nostro progetto, facciamo un bel npm run build e npm start. Così vediamo se va. Ok, localhost 3000 non sta andando ovviamente perché ci siamo dimenticati di esportare il nostro componente, quindi export module table.virgola. Scusate, export default table. Ok, facciamo ripartire. Refresh. Ok, come vedete la nostra tabella esce, anche se non è molto bella, ma per ora fa niente. Per ora fa niente perché abbiamo cose più importanti da fare, come ad esempio cominciare a prelevare le nostre API. Per farlo andremo ad usare il nostro use state, ovvero const drivers, virgola, set drivers uguale use state.
uguale use state. Ora andiamo a creare una funzione, una key function chiamata fetch drivers uguale. Poi vogliamo che sia una funzione asincrona, quindi facciamo un async. Poi qua mettiamo un try and catch, così andiamo a leggere anche l'errore nel caso ci sia, console.log error. Mentre qui andiamo a creare una costante chiamata response uguale await axios.get. Qua andiamo a chiamare il nostro IP, no, anzi non ci serve, ci basta fare solo api v1 drivers. Poi andiamo qua, facciamo un console che andiamo a vedere se riusciamo a stampare, a vedere cosa ci rileva a questa chiamata, quindi response.data, perché non mi ricordo se è punto data o punto data data, no? Dipende dalla struttura dell'API e non mi ricordo. Quindi per adesso facciamo così. Per attivare questa funzione al momento in cui viene renderizzato il componente dobbiamo usare use effect in questo modo. Allora, use effect, all'interno mettiamo una key function vuota e qua facciamo così, qua mettiamo due quadre e all'interno della nostra funzione richiamiamo il fetch drivers, la funzione fetch drivers, in questo modo. Ora, se tutto va bene, dovremo vedere in console, il dato della nostra API. Quindi chiudiamo qui, facciamo un npm run build e npm start di nuovo. Oops. Ok, andiamo qui. Facciamo ispezione elemento, così dovremo vedere nella console se ci ritorna qualcosa. Ci ritorna un errore. Regenerator runtime is not defined. Per risolvere questo problema, probabilmente dobbiamo implementare il nostro bubble RC, ovvero qua dove abbiamo il preset env, lo mettiamo dentro una quadra e all'interno di questa quadra gli mettiamo anche questo. Allora, guardiamo cosa abbiamo sbagliato. Quadra, chiudi quadra, questo lo togliamo. Questo lo togliamo. Ok, allora qua ci sta dando errore, ma credo, proviamo a metterlo dentro il double quote, anche questo non ci serve. Allora, in teoria così dovrebbe andare. Proviamo. Andiamo a vedere, cancelliamo, refresh. Come vedete qua ha renderizzato, come vedete qua ci ha ritornato la nostra API e come vedete all'interno della nostra API abbiamo i nostri piloti. Quindi sta funzionando. Quindi come vedete il nostro fetch driver adesso funziona, ci ritorna dei response data data. Ma forse per essere più corretto dovremmo fare data, aggiungergli ancora un data qua, in modo che così andiamo direttamente a comunicare con i piloti. Fatto questo, dobbiamo settare la variabile drivers, ovvero dobbiamo passare le nostre API a questa costante drivers. Per farlo utilizziamo set driver dello use state. Quindi andiamo qui e facciamo set drivers. Set drivers e gli passiamo response.data.data. In questo modo abbiamo settato la variabile drivers con i valori del nostro JSON. Quindi adesso andiamo qua, aggiustiamo la nostra tabella. Qui la chiamiamo driver, qui la chiamiamo car, no, team e qua car
number. Poi questo qua lo cancelliamo. Mentre qui andiamo a fare il nostro loop. Andiamo a fare qua su prima del TR, qua facciamo un bel drivers.map item arrowKey, credo tonda, questo lo mettiamo qui. Qua andiamo a chiamare il item.first name e l'item.lastName. Poi intanto questi lasciamo un attimo vuoti che andiamo a vedere se funge innanzitutto. Ma qua si forse si è autoaggiornato, quindi andiamo a vedere. Andiamo a vedere, non è cambiato niente, non è cambiato niente. Quindi dobbiamo rigenerare la nostra API, il nostro packages, dobbiamo fare npm run build, insomma. Ok, dovrebbe aver fatto, quindi facciamo un refresh e non ci dà niente, non ci ritorna niente. Allora, non posso leggere la proprietà map undefined. Ok. Ci dice che driver se vuoto. Questo probabilmente perché carica tabella prima di avere il nostro drivers. Per ovviare a questo, ci basta fare così drivers. Questo ce l'abbiamo, poi qui facciamo un due punti vuoto. In questo modo diciamo se drivers è presente, contiene dei dati, fa il loop, altrimenti ritorna nullo. In questo modo dovrebbe funzionare, credo. Proviamo. Andiamo qui, cancelliamo, facciamo aggiorna ed eccoli qua. Ed eccoli qua che ce li ha tornati, perfetto, molto bene, anche se ce li ha tornati tutti di qua, da qua andremo ad aggiustarli. Allora, container mxout dovrebbe stare in mezzo, app mxout container dovrebbe stare in mezzo, quindi, come mai è tutto qua di lato? Ah no, probabilmente era perché avevamo il coso, avevamo il avevamo la console qua di Drive, che lo schiacciavo di là. E ok, allora adesso andiamo un attimo a vedere la struttura del nostro JSON. Abbiamo first name, last name e li abbiamo messi. Adesso dobbiamo passargli il team che ce l'abbiamo qua, team name. Quindi andiamo alla nostra tabella. Qui facciamo un item.team.name. Ok, e mentre qui facciamo un semplice item.charNumber. Aggiorniamo. Ok, come vedete abbiamo Lewis Hamilton, Mercedes, Valtteri Bottas con i loro numeri, quindi abbiamo preso tutte le API che avevamo. Sistemiamo un po' la tabella che fa un po' cagare, quindi andiamo qui. Vai, il nostro title lo mettiamo in un bel div.
Poi, la nostra tabella, la nostra tabella. Andiamo un po' a sistemarla perché così è proprio bruttina. Allora, cominciamo a dirgli che deve essere larga tutto lo spazio consentito, quindi facciamo un bel WFull. Poi, qua gli diciamo che deve avere un padding dell'header di almeno 2, text, facciamo un bel font bold, qui facciamo un class name py2, così la spaziamo un po'. Fatto questo, rilanciamo e vediamo se abbiamo una sistemata, una parvenza di decenza. Ovviamente questo è un tutorial, io non sono un designer, quindi anche Tailwind in realtà è molto ricco di opzioni. Studiatelo, insomma, ma domani faremo dei tutorial in cui faremo una grafica un po' raffinata, ma non è questo lo scopo del tutorial. Questo è solo di farvi vedere un po' come mettere tutto insieme, niente di più. Quindi però vediamo se comunque siamo riusciti a dargli una sistemata, dai, vabbè, meglio di niente, come si dice. E adesso andiamo a creare invece un form per l'inserimento e ma è anche la possibilità di cancellarlo e ma è anche un editing. Per inserire dei dati, allora ci sono tanti modi in React. Diciamo, il metodo più comodo per costruire un form di inserimento è usare il componente forming, che adesso andiamo ad installare in questo modo. npm install formic --save. Poi lo importiamo. Lo importiamo, però non lo importiamo qua. Direi che tanto vale creare un componente che chiameremo insert data.js. Anche qui quindi import React from React. Anche qui facciamo un bel use state e use effect, anche se probabilmente use effect non ci servirà, però vabbè. Però se non sappiamo dove andiamo a parare, importiamo lo stesso. Qua ci importiamo formic, qua facciamo un bel const insert data uguale, per adesso lasciamo vuota, facciamo un bel return e per adesso ci mettiamo un div, ci mettiamo un div vuoto per ora, un div vuoto, ma facciamo un bel class full e adesso lo lasciamo così. Poi andiamo qui, facciamo un export default insert data. Poi andiamo qui nel nostro table e importiamo il nostro componente import insert data from insert data, perfetto. E magari lo andiamo a mettere qui. Dopo in teoria poi si possono creare anche delle route eccetera, delle pagine separate, ma non volevo spingermi troppo avanti. Mai un giorno faremo un tutorial specifico solo su React, in cui faremo le cose un po' più complesse. Per adesso accontentatevi. Allora, abbiamo messo il nostro insert data, ma qua possiamo fare anche così. Mettiamo un flex call gap 8, così diciamo che tutto quello che è dentro questo container deve essere allineato in colonna con uno spazio 8. Gap 8 è appunto un distanziatore
predefinito, le misure 8, 4, 2, insomma, ti guida già delle spaziature, delle dimensioni predefinite che si possono utilizzare, oppure si possono implementare se ne volete di diverse, ma come detto, questo è un tutorial un po' labbrone, quindi non entriamo nel dettaglio qualitativo né del codice né del CSS né del layout, insomma. Quindi abbiamo il nostro insert data, qua abbiamo importato il nostro formic, poi guardiamo cosa vogliono i signori qua. Cominciamo a definire i nostri dati che vogliamo salvare, quindi facciamo un come possiamo chiamarli? Chiamiamoli form driver value, no, driver field, e poi creiamo un set driver field uguale a use state. Ma questa volta useState non lo lasciamo vuoto come abbiamo fatto di là, ma andiamo a definire al suo interno dei campi. Il primo è first name, last name, team ID e car number. Andiamo a creare una funzione in cui mandiamo appunto i nostri dati all'API, quindi const, possiamo chiamarla send data o save o create driver, const create driver uguale, ok. Anche qua facciamo una chiamata asincrona, async, poi qua try and catch console.log facciamo un const response uguale axios.post, no scusate, await axios.post, api v1 slash drivers virgola driver field. Log response. Poi dobbiamo creare un handle, ovvero un sistema che ci permette di gestire gli eventi sul nostro input. Quindi ci copiamo questo. Ci copiamo questo e poi andiamo a vedere se dobbiamo sistemarlo. Ok, ma noi in questo handle event target name, event target value, mi pare corretto, però non abbiamo set values noi, ma abbiamo set driver field. Ok, c'è ancora qualcosa che non quadra, vediamo che cosa può essere.
È previsto chiusura. Value event target name. Allora, questo è previsto, virgola, non capisco cosa vuole. Allora, prev value, set driver field, const handle change. Allora, graffa tonda, graffa di chiusura. Mi pare che ci sia tutto, ma che sta andando ora, cos'è che non gli quadra? Cos'è che non gli quadra? Event target value. Ah, ok, forse il problema è qui. Qua ovviamente dobbiamo dirgli che per ora i campi devono avere un valore nullo, vuoto, quindi proviamo così. Guardiamo se così funziona meglio. Qua mettiamo la virgola, qua, la virgola, qua, la virgola. Set driver field prev value è corretto, arrow key, deve ricevere il prevalue e poi event target name, event target value. Ah, forse manca. Ok, mancava una tonda, mamma mia, che brutta cosa diventare vecchi. Ok. Quindi qua abbiamo tutto, ora dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo dichiarare il nostro formic, quindi tac, qua, prima andiamo a mettere anche questo, initial value, perfetto, qua abbiamo il nostro formic, ora non ci resta che andare a creare i campi di inserimento, gli input field. Per farlo, allora, dobbiamo creare 1, 2, 3, 4, 4 campi. Quindi, andiamo qui. Facciamo un div v full. Poi qua mettiamo un flex, stavolta non facciamo un flex call, perché li vogliamo in colonnate, noi vogliamo in colonnate in orizzontale. Però aspettate, prima dobbiamo mettere anche il nostro form qui. Allora, prima mettiamo questo form formic submit al suo interno. Mettiamo questo perché handle submit. Ok, poi qua abbiamo il nostro flex, perfetto. Qua andiamo a creare, una label, qua mettiamo name, poi qua sotto andiamo a mettere un bel input, text, class name uguale v full. PY1 PX2 border, ok, e per adesso basta. Poi no, dopo qua gli dobbiamo dare il valore, quindi creiamo un value uguale. Formic
E infine dobbiamo passargli un'azione, quindi un on change, formic handle change, ovvero questo qui. Ok, copiamo, ma stavolta qua facciamo cognome. Qua facciamo un last name e poi per adesso questo siamo a posto, ci ricopiamo il nostro flex che lo andiamo a mettere qui e anche qua facciamo invece un no, qua sul submit gli aggiungiamo un'altra classe, class name flex call gap 4. Allora, qua abbiamo il car number, abbiamo il nostro numero di macchina e qua abbiamo il team, qua dobbiamo cambiare un po' di cosette perché qua dobbiamo fare una select in cui gli passiamo la lista dei team a cui dobbiamo associarli. Allora, input select, dove input select. Niente, abbiamo perso la input select. Allora, ci copiamo questi. Questo lo cancelliamo. Ah, aspettate, qua dobbiamo mettere car number. Poi questi due li cancelliamo. Anche qua li mettiamo come team ID. Ok, poi all'interno mettiamo un option che per ora lasciamo vuoto perché dobbiamo andare a prelevare i nostri eroi team, quindi const teams, virgola, set teams uguale user state. Abbiamo fatto di là nella tabella dobbiamo chiamare use effect, ok, arrow function
poi set, no, fetch team, in realtà è teams, e anche qua mettiamo una bella S al plurale. Olè. Poi andiamo qui e gli passiamo il loop delle nostre dei nostri team. Quindi, graffa teams.map item uguale ok, qua gli passiamo l'ID del team, quindi item.id, mentre qui gli passiamo il nome item.name. Poi, anche qua dobbiamo dirgli se il team è presente, quindi teams, ok, teams map, altrimenti tanti saluti e figli maschi. Ok. Allora. Poi dovremmo avere un pulsante di input. Quindi, allora, qua abbiamo il nostro full che si chiude qui, quindi qua andiamo in nuovo capo, facciamo un bel div.vfull, facciamo un bel button submit, diamo un po' di stile, class name, px 8 py 2 back bg blu 8 600. Questi sono dei colori impostati che dovrebbero quantomeno essere impostati in Tailwind, quindi dovrebbe in teoria prenderli in automatico, poi vedremo. px 8 py 2 bg blu 600. Ok, text white e il testo è salva. Ok, in teoria dovremmo avere tutto, in teoria, in pratica non lo so. Mi sono dimenticato qualcosa, credo di no, perché abbiamo la nostra funzione post. Ok, abbiamo la nostra create driver, ma questa create driver quando è che entra in funzione? Dovrebbe entrare in funzione. Ok, dovrebbe entrare in funzione qua, questo non è send data ma create driver, al quale passo i valori driver, quindi qua in create driver dobbiamo passargli niente. In teoria non dobbiamo passargli niente perché il nostro amico Fritz allora. Qua gli passiamo driver field che è già settato. Quindi, altrimenti non ci serve. Allora, formic crea driver. Ok. On submit. Allora, questo forse non ci serve il values qua. Ma sapete che probabilmente
No, ok, allora qua in create driver gli passiamo il props values e qua gli passiamo values. Ok. In teoria, in pratica non lo so, ma in teoria dovrebbe funzionare. Quindi facciamo un bel clear qui, proviamo a compilare e vediamo che disastro succede. La compilazione è andata correttamente, è già qualcosa. Poi, però non ci sta ritornando niente. Il che vuol dire che c'è qualcosa che non funge. Use formic is not defined. Use formic is not defined. Ovviamente, perché probabilmente dovevamo importarlo da qui. Use formic. Ok. Lanciamo, refresh, ancora errore, values is not defined, values is not defined, allora values, ah, ovviamente sto facendo un casino io, allora. Values qua va bene, perché glielo passiamo qua, ma qua initial values e teams on submit values deve essere values. Proviamo. Allora, cancella, refresh, errore, non posso leggere il termine first name indefinito. Ah, sono un pirlone e driver field. Invio. Ole, 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 ole. Allora, sta funzionicchiando tranne una cosa, ovvero non ci carica i team, questo perché Axios is not defined, ovviamente. Quindi, import Axios from Axios, no, Axios. E adesso, tac, ripartire. Fresh, ole, come vedete qua abbiamo i nostri tre team, qua abbiamo i campi da compilare. Adesso facciamo finta di aggiungere un pilota alla Mercedes, ovvero Russell, che è il nuovo pilota. Come si chiama Russell di nome? Non mi ricordo. Russell si chiama. Allora, vediamo qui. Non sta scrivendo, oh la Peppa. Non sta scrivendo, quindi c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Allora, forse dobbiamo definire anche il name, quindi proviamo a fare un name uguale. First name. Proviamo a ricompilare, cosa davvero strana, il fatto che non ci scrive dentro. Allora, refresh. Oh, boh, adesso qua sta scrivendo. Andiamo in nome, non scrive, perfetto. Dobbiamo mettergli anche il campo name, giustamente, perché noi qua nell'event gli diciamo che deve prenderci il campo name, target name. Quindi se non gli diamo il nome name è un po' difficile che se lo prenda. Quindi andiamo qui, gli aggiungiamo il campo last name. Qua aggiungiamo il name car number. In teoria questo potrebbe essere un integer. Team ID.
Ole, compiliamo di nuovo npm run build start. Ok, refresh. George Russell, macchina, diciamo 12, Mercedes. Incrociate le dita, salva. Error post, local driver, bad request. La peppa, cosa è successo? Bad request. Bad request da API drivers. Come mai? Allora, credo che il problema sia dato che passa timeID come fosse una stringa invece che come un integer. È fare un aggiustamento al nostro backend, che forse è la cosa più semplice da fare. Quindi andiamo qua in driver root. Il nostro teamID glielo togliamo da qui, no, qua lo lasciamo, ma qua creiamo una seconda costante, consta teamID uguale rec.body.teamID, e facciamo un bel parse int, così non dovrebbe più rompere palle. Bah, vediamo che combiniamo. Salva. Oh, è andato, infatti se facciamo un aggiorna, qua c'è uscito. Ok. Quindi, niente, per adesso abbiamo risolto quel problema qui, facendo un parser qui, che è un parse integer che lo converte in nostro teamID in integer. Probabilmente esistono modi migliori per farlo, ma per adesso ce lo teniamo così, poi vedremo di trovare soluzioni migliori. Fatto questo, direi di mettere un pulsantino cancella e poi direi che potremmo anche finire col tutorial qua, visto che è stato abbastanza macchinoso, più di quanto mi aspettassi. Quindi facciamo qua nella table, mettiamo qua un th e lo lasciamo vuoto. Qua mettiamo un td, creiamo un bel button. Sì, button, va bene. Class name di red 600 px 2 text white, cancella. Poi qua facciamo un on click uguale, driver, e qua gli passiamo il nostro item.id. Poi andiamo qui. Creiamo una funzione chiamata delete driver uguale. Qua diciamo che deve prendere l'ID. Anche questa deve essere asincrona. Async. Facciamo un try and catch in console.log error. Response uguale a white axios.delete slash, poi app.drivers slash dollaro id, console.log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 .
Poi possiamo anche fare un aggiornamento in tempo reale della nostra tabella con fetch drivers. Allora, vediamo che abbiamo combinato. Vediamo che abbiamo combinato. Ok, proviamo a cancellare questi qua che sono dei pasticci che ho fatto io nel tentativo di risolvere il problema del salvataggio dall'ID del team. Quindi proviamo a cancellare questo. Non funziona. Benissimo. What a day. What a wonderful day. Allora, driver 9 not found. Mi servono drivers 404 not found. Riproviamo, tac, 8, cannot delete API driver, e oggi proprio non ce ne va bene una. Allora, API, ah certo, API 1 drivers, certo, se poi sbagliamo anche a scrivere gli indirizzi, giustamente non ce ne va bene neanche una. Ok, guardiamo, vai, vai, compila. Proviamo, refresh. Ole, ole. Ricancelliamo anche il nostro amico George Russell, così lo andiamo a reinserire. Allora, George Russell. Boh, il numero di macchina non me lo ricordo. Aspetta che fuori. Ok, Mercedes. Salviamo. Facciamo un refresh. Olè, George Russell. Pinco pallino della Red Bull. Olè, lo cancelliamo. Olè. Ok. Direi che per questo tutorial è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.